Siamo giunti così alla terza batteria con anche qui un ritiro quello di C Point J Bay, sono 7-1 Paco, 3 Special Matto, 4 Rivelino, 5 Pickering 6 A percuzzi, seconda linea 7 Ulisse, LL, 8 Ramirez B. Favori per Paco in chiusura, macchina che accelera, veloci sono Special Matto e Rivelino, Rivelino in breve supera special matto che a sua volta ha sopravanzato Paco, che prova ancora a rientrare ma non c'è probabilmente lo spazio e Paco deve adeguarsi in terza posizione, mentre a largo dovrebbe essere Apercuzzi che è rimasto, anzi è Ramirez Selva che ha superato Ramirez B, Ramirez B che ha superato Apercuzzi e quindi dopo 400 metri di gara all'esterno sono proprio Apercuzzi Ramirez e Apercut che sono ora però al lato di Special Matto e di Paco rispettivamente mentre chiudono il gruppo Ulisse LL e Pickering che non ha fatto partenza. Intanto i 647 e mezzo molto tranquilli da parte del leader Rivelino che una volta al comando cerca di... Moderare ulteriormente l'andatura, in scia c'è sempre Special Matto, poi Paco che è chiuso alla corda, e imbottigliato, mentre all'esterno Ramirez B si trascina Uppercut. sì, in coda alla corda c'è Ulisse LL. Intanto 1, 3 e 2 per gli 800, fin qui tutto molto semplice per Rivelino che può percorrere un chilometro in 1, 19 1. La seconda posizione per Special Matto, mentre non riesce a dare consistenza alla propria azione. Ramirez B prova a venire via a Percuzzi in terza ruota. Paco invece ancora non ha lo spazio per uscire, rimane comunque incollato al treno di, della corda perché ora c'è un 15 2 di parziale. Progredisce ulteriormente però a Percuzzi. Anticipato da Special Matto, così Paco può andare direttamente in schiena a Rivelino, lo scatto di Special Matto che va su Rivelino, Paco alla corda, poi Apercuzzi, retta d'arrivo, tutto da giocare ancora con lo scatto finale da parte di Special Matto che passa agevolmente nel finale, Rivelino salva probabilmente il secondo da Paco mentre per il quarto, quindi per l'ultimo biglietto utile per la finale. Se la giocano Apercuzzi e Ulysses LL, andiamo a rivedere. 3-4-1, 3-1-4 comunque per il, eh no, per il quarto è ancora il numero 6. Apercuzzi che corre bene comunque e si salva dal finale di Ulysses LL. Questi quindi gli ultimi quattro finalisti, quelli che andranno a formare la griglia. Al, nastro, al primo nastro con special matto, rivelino opaco e uppercut.